A grande richiesta, oggi vi portiamo il secondo episodio degli Indovinelli. Se non avete visto il primo episodio, ma dubito, vi spiego le regole. Ci sono 8 indovinelli e per vedere se siete davvero dei geni incompresi dovrete risolverli in 15 secondi. Se mettete in pausa il video per avere più tempo va benissimo, ma poi non scrivete nei commenti ma questi indovinelli erano facili! Comunque, se siete nuovi in queste zone di YouTube iscrivetevi e magari lasciate un mi piace al video. Se avete Instagram potete trovarci pure là. Siamo ovunque. Commentate sotto dicendoci quanti indovinelli avete risolto e ora cominciamo con gli 8 indovinelli per vedere se sei un genio. Il nostro amico Sherlock Holmes viene chiamato per investigare su una scena del crimine. Maria è stata uccisa e ci sono solamente 3 sospettati. Gaia, la migliore amica di Maria, con la quale era uscita la sera prima. Emma, cugina di Maria, con la quale mangiò durante il pranzo di famiglia. E Sara, la cuoca che cucinò il pranzo. L'unico indizio che Sherlock riesce a trovare è una lettera con scritti i seguenti dati. 1 gennaio, 2 marzo, 5 maggio, 1 agosto. Appena finito di leggere, Sherlock trova l'assassino e lo arresta. Tra i 3 sospettati, chi è stato ad uccidere Maria? È stata Gaia, infatti i numeri indicano la lettera del mese. Mi spiego meglio. 1 gennaio, la prima lettera è G. 2 marzo, la seconda lettera è la A. 5 maggio, quinta lettera I. 1 agosto, prima lettera A. Insieme formano il nome Gaia. Claudio Bisio, il più meglio migliore elettricista del mondo, venne spedito dalla propria azienda a controllare una casa in cui si verificò un blackout. Una volta entrato nell'abitazione, la porta dietro di lui si chiuse e Claudio Bisio si ritrovò intrappolato all'interno. Davanti a sé trovò 3 porte di legno che conducevano all'uscita. La prima stanza conteneva al suo interno un gas tossico che dopo 5 secondi dall'inalazione portava alla morte. Nella seconda stanza c'era un leone affamatissimo che non mangiava da un giorno intero. Nella terza e ultima stanza invece c'era un pannello che fulminava le persone non appena entravano. Come farà ad uscire il nostro eroe? La risposta esatta era la terza porta. Infatti Claudio Bisio sapeva che c'era stato un blackout, quindi il pannello non era funzionante, lasciando passare il nostro elettricista intatto. L'equazione che vedete è sbagliata. Dovete riuscire a renderla vera tracciando una sola linea retta. Per esempio così, facendo vedere che 5P5P5 è diverso da 550. Ma non è questa la soluzione, ce n'è un'altra. Avete 15 secondi di tempo. La soluzione era tracciare una linea sul più in modo da renderlo un 4. In questa maniera veniva fuori 545 più 5 uguale a 550. Roberto è stato trovato morto nella sua camera da letto dal giardiniere Gino. Un investigatore fu chiamato ad indagare sull'omicidio. Gino raccontò l'accaduto. Appena finito di lavorare, mi accorsi che la luce della camera di Roberto era ancora accesa, nonostante lui dovesse uscire un'ora prima. Insospettito, mi avvicinai alla finestra. Non riuscii a vedere bene, dato che era appannata. Appena l'asciugai, vidi il corpo e mi precipitai in casa a chiamare la polizia. Dopo aver ascoltato la storia del giardiniere, l'investigatore lo arrestò, accusandolo di essere l'assassino. Come ha fatto a capirlo?
Gino afferma di aver visto il corpo attraverso la finestra, ma essendo appannata la asciugò per vederci meglio. Il problema è che le finestre si appannano solamente dall'interno, quindi asciugarle dall'esterno è impossibile, di conseguenza ha mentito. È il vostro primo giorno come dipendente della banca e il capo, un pazzoide di indovinelli, sì, indovinelli, sì, ancora, dammi un altro, ha deciso di testare la vostra intelligenza. Vi ha messo davanti 9 monete, una di queste è falsa e pesa meno delle altre. Il vostro compito è quello di capire qual è la moneta fasulla e per farlo potrete usare una bilancia solamente 2 volte. Come farete ad impressionare il capo? La prima cosa da fare è suddividere le monete in 3 gruppi da 3. Poi si prendono 2 gruppi e si mettono sulla bilancia. I casi sono 2. I gruppi sono equilibrati. In questo caso sapremo che la moneta fasulla si trova nel gruppo che non abbiamo pesato. Nell'altro caso uno dei 2 gruppi peserà di meno e sarà proprio lì che troveremo la moneta. Il prossimo passaggio è prendere 2 monete dal gruppo incriminato e pesarle. Se la bilancia rimane ferma, la moneta del cacchio è la terza, altrimenti è quella che pesa di meno. Paolo è un giovane appassionato di avventure. Un giorno decide di avventurarsi in un castello abbandonato. Appena varca la soglia del portone, questo si chiude e Paolo si ritrova intrappolato all'interno. Una voce molto spettrale lo informa che per uscire dal castello deve aprire una delle 4 porte davanti al suo cospetto e percorrere la stanza fino all'uscita. Nella prima c'è uno zombie molto affamato. Nella seconda porta invece c'è un blocco di ferro pesantissimo posto in alto con un sensore. Se qualcuno entra nella stanza, il blocco lo schiaccerà all'istante. La terza porta lo conduce ad una stanza completamente buia e quasi sicuramente senza uscita. Nell'ultima stanza c'è una pistola laser che brucia chiunque provi ad entrare. Che cosa dovrà fare Paolo per riuscire a scappare da questa situazione? La soluzione prevede l'apertura di più porte. All'inizio deve aprire la prima porta, dove si trova lo zombie, il quale affamato inseguirà Paolo. Prima che lo zombie lo raggiunga, Paolo apre la seconda porta e poi si nasconde nella terza stanza completamente buia. Appena uscito dalla prima stanza, lo zombie non vedrà Paolo e vedendo la seconda porta aperta, penserà che sia nascosto lì dentro e ci entrerà. Così facendo, lo zombie verrà schiacciato dal blocco di ferro e Paolo potrà tranquillamente attraversare la prima stanza ormai vuota. Come potete vedere dall'immagine, abbiamo davanti a noi un rubinetto di acqua, una bottiglia vuota da 5 litri e un'altra bottiglia vuota da 3 litri. La domanda è, come facciamo a ottenere una bottiglia contenente esattamente 4 litri di acqua? Il procedimento è il seguente. Per prima cosa si riempie di acqua la bottiglia da 5 litri, dopodiché si versa l'acqua nella bottiglia da 3 litri, così da ottenere 2 bottiglie, rispettivamente con 2 litri e 3 litri. Si buttano via i 3 litri e si travasano i 2 litri nella bottiglia adesso vuota. Infine si riempie la bottiglia vuota e si versa l'acqua di nuovo nell'altra bottiglia, contenente già 2 litri. Così facendo avremo 4 litri di acqua esatti. Nel comune di Occhiobello, in provincia di Rovigo, ogni anno avviene la convention di ottici più grande d'Italia. Questo che vedete è un pullman proveniente da Milano. La domanda è, il pullman sta andando verso destra o verso sinistra? Come saprete, nei pullman italiani la porta si trova sempre a destra. In questa immagine non si vedono porte, quindi deve trattarsi per forza del lato sinistro. Di conseguenza il pullman si sta dirigendo verso sinistra.
Ed ecco ragazzi, questi erano gli 8 indovinelli per vedere se sei un genio. Mi raccomando, non dimenticatevi di scriverci nei commenti quanti indovinelli siete riusciti a risolvere e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video. No, come il video è finito, voglio altri indovinelli!